Ciao amici, ciao amiche, yeah. Niente, vi volevo spiegare perché non abbiamo fatto l'eco new, adesso ve lo spiego e poi vi lascio al video spesa. Praticamente ieri, quando abbiamo fatto le due live, che abbiamo comunicato che era il compleanno di nostra nipote, allora ieri abbiamo fatto due live, una sul canale di Coppia, una sul canale di mia moglie Chiara, d'Alessandro. Appunto abbiamo detto che era il compleanno di nostra nipote, però ci siamo dimenticati che il compleanno era ieri, però è stato festeggiato con i suoi e oggi l'abbiamo festeggiato con gli zii e con i nonni. E quindi ci dispiace molto di aver saltato l'eco gliu, ma presto faremo l'eco gliu, non vi preoccupate. Dopo questo video ci sarà la video ricetta del salame al cioccolato. Cioccolato, è uscito una divinità. Mia moglie, qualsiasi piatto le si chiede di cucinare perché lei sa veramente cucinare, c'è da leccare il fondo del piatto e della pentola, ve lo assicuro. È veramente un fenomeno, uno chef 5 stelle. 5 cucchiaini, 5 forchette, come si dice in questi termini ristorantieri, lo dico in modo così. Sottofondo sentite un rumore, è la ventola del ventilatore che gira perché inizia a far caldo e ci vuole un po' di aria fresca, un po' di freschezza in questa casa. E poi un'altra cosa, ad aprile vi sembra normale che faccia così caldo? Luglio-agosto cosa facciamo? Guardate io, guardate come sono abbronzé. Abbronzato solamente camminando per strada, perché io lampade non mi interessa. Con queste belle giornate le lampade sono gratuite, basta camminare, andare al parco. Basta anche scendere di casa, andare a fare la spesa e ritornare su, si è belli che abbronzati. Ah, vi chiedo scusa, ma mia moglie mi ha insegnato a diventare leggermente logorroico. Come dice lei, dettagli. Bene, vi saluto. Alla prossima. Vi saluto, vi lascio il video spesa e ciao. Buona serata a tutti. Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in un nuovo video spesa fatto da Esselunga, spesa piccolina ma interessante perché faremo due video ricette con questa spesa. Quindi andiamo a vedere un attimino le cose che abbiamo preso e così scopriremo, sì, scopriremo, ok, dettagli. Scopriamo anche che video ricette farò. Bene, andiamo a vedere. Ah, scusatemi, non l'ho detto. Qua siamo sul canale di coppia, quindi yeah! Benvenuti sul canale di coppia Davide e Chiara Channel. Yeah! Ok, proprio molto professional. Bene, e vediamo le cose che abbiamo preso. Allora, abbiamo speso 22,59. E vediamo insieme che cosa abbiamo preso. Ah, l'unica cosa che non vedrete che sono cos'è che mi ciucci quelli da I bere. ciuci e un altro salame. Praticamente questi erano tre. Se l'è mangiato il Davide per strada uno. Niente. E poi il ciuccio l'abbia avuto la malica. Al gusto? So, era uno blu e uno giallo. Vabbè. Ah, Comunque, cinque. allora iniziamo con questi bastoncini, visto che li abbiamo davanti, che erano tre, adesso sono due, dettagli. Sono questi qua di salame della Bellentani, sono veramente buoni, 400 grammi e sono fatti così. Vedete? Sono molto molto buoni, appunto, due confezioni. Questi qua pagati. 1,14 € l'uno. Ah, bene, proprio Malika, bravissima, che mi ha chiesto controllo il prezzo, 1,14 €. Ok. Poi abbiamo preso questo Il prosciutto prosciutto cotto della. così. Abbiamo preso il prosciutto cotto con tagliato a pezzettini così e A coriandoli. coriandoli.
fatti coriandoli della Vismara, 160 grammi per due, quindi ogni vaschetta è 80 grammi. Cosa faremo con questo? Con questo faremo l'insalata di riso, e l'insalata di riso sarà una delle video ricette che vedrete dopo l'altra. Scopriamo man mano che cosa e farò. E questo qua l'abbiamo pagato 2,99€. 2,99€. Ok, poi... Poi, sempre per fare l'insalata di riso... I peperoni. Quei peperoni gialli e rossi. Aspetta che qua c'è un cappello, ok. Dell'Estelunga, questi qui sono quanto di prodotto? Aspetta, sono 565 grammi, sgocciolato 300 grammi, e questi qua io li faccio sgocciolare bene bene, poi li tagliuzzo finemente, li taglio finemente, li metto nell'insalata di riso e viene veramente molto buona. Questo barattolone pagato 2,29€. 2,29€. Poi, naturalmente, per fare il risotto, sì, il risotto, per fare l'insalata di riso ci vuole il riso. Dell'Estelunga, l'insalata di riso, ovviamente. Qua c'è, è pronto in 17 minuti. Pagato 1€, aspetta, 1,89€. 1,89€, questo qua è proprio adatto per fare l'insalata di riso, buono, buono, buono. Ecco, più o meno la mia insalata di riso ha questo aspetto qua, come quello che vedete, veramente buona. Poi, sempre per insalata di riso, qui abbiamo preso 4 confezioni di Wooster puro suino. Questi qua 100 grammi la confezione. Sì, maiale. Sì. Poi, sempre per insalata di riso, 4 confezioni di Wooster. Questi qua marca Estelunga, sono buoni, economici e vanno bene. Quando... Pagati 59 centesimi l'uno. Buon prezzo, questo non era un sconto, era il prezzo fisso praticamente. Sì. Poi il formaggio, questo qua è il Tilsit della Ferrari. Questo qua c'è scritto 1,99 offerta. Abbiamo pagato uguale o era 1,99? 200 grammi, e questo tagliato appunto finemente, quando il riso comunque è un po' più raffreddato, però comunque questi passaggi li vedrete quando faccio la ricetta, insomma. Poi ci dice Malika che cosa sono questi. Che bella. Della Valfrutta. Condimento per l'insalata di riso. Non è il solito condiriso, questo qua lo trovo meglio. Sono cotte a vapore, è un mix mediterraneo, fantasia di verdure subito pronte. E praticamente dentro possiamo trovare piselli, mais, altri peperoni, le olive verdi e nere tagliate, rondelle. E dentro appunto questo, secondo me, è ottimo per fare insalata di riso. Queste sono 3 confezioni da 140 grammi, pagato. Questo qua. Non lo trovo. Aspetta. Aspetta che cerchiamo, che non troviamo. Allora. Eccoli qua. 2,19€. Poi il cacao amaro dell'Estelunga, 75 grammi, e con questo qua faremo il salame al cioccolato. Pagato 87 centesimi. Veramente poco. Molto poco. Poi abbiamo preso questi due cioccolati fondenti, sempre per fare il salame al cioccolato. Questi qua 100 grammi l'uno. Questo fondente extra amaro, 99 centesimi l'uno. Beh, buon prezzo. Poi, per finire, abbiamo gli Oro Saiba, che questi qua andranno sbriciolati per fare appunto il ripieno del salame al cioccolato. E questi qui sono 375 grammi, pagati, Malika? 2,39€. Bene, questa ovviamente non sono tutti gli ingredienti per il salame al cioccolato. Quando poi farò la video ricetta vi farò vedere tutti gli ingredienti che vanno. Questa spesa veloce che abbiamo fatto oggi, giusto per fare insalata di riso e salame al cioccolato. Niente, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete iscritti al canale di Coppia mi raccomando iscrivetevi, e iscrivetevi anche al mio canale, che è Alessandro,
che sul mio canale ci sarà una video ricetta, appunto, non so, o l'insalata di riso o salame al cioccolato. Penso, comunque tutte e due usciranno, sia una che l'altra. Bene, io vi ringrazio tutti quanti, un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!